Bentornati, bentornate agli studi Forum Pop-Up, la web TV di Forum Pia 2023. Siamo al Palazzo dei Congressi di Roma e si sta svolgendo la 34ª edizione di Forum Pia e abbiamo qui con noi adesso per questo spazio interviste Patrizia Ravaioli, benvenuta. Bentrovati. Che è direttore, direttrice, come preferisci, direttrice, immaginavo, direttrice generale di Formez Pia. Allora, grazie Patrizia per essere qui con noi. Grazie a voi dell'invito. Il Formez è una presenza immancabile per il nostro Forum PA e insomma avete tanti momenti insomma qui in manifestazione. Abbiamo approfittato di questo spazio intervista per raccontare un po' alcuni aspetti particolari su cui state lavorando in questo periodo. Allora, partiamo dal tema che è un po' il tema guida dell'evento, è il tema delle persone, dei talenti, e quindi quando diciamo persone, talenti, dipendenti pubblici, parliamo di competenze naturalmente. Allora, su questo cosa state facendo? Qual è il vostro ruolo? Un ruolo naturalmente che sappiamo tutti importante, fondamentale. In questo specifico momento cosa possiamo dire? Beh, diciamo che ripartiamo dalle persone, che è il slogan guida della vostra manifestazione, potrebbe essere anche quello che rappresenta meglio l'attività del Formez ora e anche in passato, perché se c'è una cosa per cui il Formez è conosciuto dalla stragrande maggioranza delle amministrazioni, non solo dalle proprie associate, è proprio attività di reclutamento e di concorsi. Ma io oggi vorrei concentrarmi su un'attività invece che è forse meno conosciuta, che è tutta l'attività che invece il Formez fa da molti anni a supporto delle amministrazioni associate per quanto riguarda le risorse umane, che vanno da attività di assistenza tecnica vera e propria fino ad attività di formazione. E sappiamo bene, quando parliamo di ripartire dalle persone, quanto l'attività di formazione sia importante, e la direttiva recente del Ministro appunto va proprio in questa direzione. Che cosa fa il Formez specificatamente su questi due punti? Beh, direi che fa due attività prevalenti. Una, adesso noi abbiamo circa 150 progetti attivi, quindi non possiamo raccontare tutti. Diciamo, mi fa piacere però citarne uno che io trovo particolarmente strategico in questo contesto, che è un progetto che vuole proprio andare a definire un modello condiviso fra tutte le amministrazioni per una gestione delle risorse umane competence based, cioè proprio basata sulle competenze. Allora, che cosa vuole fare questo progetto? Vuole andare ad individuare un nuovo modo di definire la esigenze, il fabbisogno delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, che sia un modo moderno e che sia dinamico e non sia il vecchio modo di replacement delle risorse umane, cioè va via uno, c'è il turnover e quindi lo rimpiazziamo con un altro, quindi manca il funzionario dell'ufficio tecnico, riprendiamo il funzionario dell'ufficio tecnico e così via. Invece il modello che noi vogliamo andare a definire insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica, che ci ha chiesto un aiuto e insieme a loro lavoriamo ovviamente, è un progetto secondo me veramente bellissimo e proiettato al futuro, perché parte dalle strategie. Quindi stiamo lavorando, ripeto, insieme al Dipartimento e alle amministrazioni pilota a definire, sulla base delle strategie che io mi sono data in ente pubblico, quali sono le competenze, quali sono i profili professionali di cui ho bisogno. Vado a fare quindi il piano dei fabbisogni sulla base di questo, quello previsto nel PIAO, e dall'altra parte però come vado avanti nella definizione delle risorse di cui ho bisogno. Allora vado a fare un assessment interno e definisco se queste competenze ci sono all'interno della mia amministrazione o non ci sono. Se non ci sono, che faccio? Posso reclutarle, quindi prendere dall'esterno, ma definendo esattamente il tipo di competenza di cui ho bisogno, oppure anche esternalizzare, perché non c'è sempre soltanto una soluzione. Ma molto più probabilmente, dal momento che ripartendo dalle persone, ripartiamo dalle persone che sono già all'interno della pubblica amministrazione, che sono all'intorno dei 3,2 milioni, è probabile che io ce le abbia già quelle competenze interne. Allora, quelle competenze interne vanno già bene così come sono o hanno bisogno di un'adeguata formazione? È una formazione di reskilling o di upskilling? Cioè, vuol dire, vado a insegnare loro delle cose nuove che non sanno, o devo andare a rinfrescare le competenze che già hanno, le cose che già sanno? Ecco che allora la centratura anche in termini di talenti, per
quanto mi riguarda, è proprio all'interno delle amministrazioni e partendo dalle persone che sono già dentro l'amministrazione. Anche il tema dei giovani, che è cruciale, e i talenti, attraiamo giovani, attraiamo talenti, ma dobbiamo anche tener conto dei talenti che ci sono già all'interno delle amministrazioni, perché se è vero che l'età media è molto elevata e in un momento in cui la digitalizzazione e il digital gap è molto forte, ovviamente quindi hanno più difficoltà, ma non è vero che non abbiano talenti, quindi certo, magari io li devo formare, ma magari hanno dei talenti eccezionali che delle volte sottovaluto. Abbiamo avuto un caso di un'amministrazione che proprio sul tema del digitale, su un assessment, è emerso che c'erano delle competenze proprio sul digitale di giovani, in questo caso all'interno dell'amministrazione, che erano bravissimi ma che venivano usati per fare altro. Con l'assessment interno sono stati spostati e sono diventati della sorta di ambassador interni a questa amministrazione per insegnare agli altri in maniera anche divertente, anche originale, come approcciare il tema del digitale. Quindi certo, vediamo che l'approccio alle persone è un approccio molto complesso e molto dinamico, e in questo senso quando noi vogliamo confrontare le amministrazioni italiane anche con quelle europee, dobbiamo tener conto che il vantaggio competitivo all'interno della pubblica amministrazione parte proprio da una concezione dinamica dell'analisi e delle competenze, che non è più vado a comprare quella competenza e vado a rimpiazzare quella competenza, ma è invece sviluppo la competenza, la riconosco, la mantengo, e è un po' come l'amore in fondo, l'amore va sempre coltivato, no? Non è che l'amore è ed è per sempre. Ecco, l'analisi bisogna coltivare anche i talenti, esatto, le competenze con amore, direi, certo, e passione. Beh sì, un approccio a 360 gradi, possiamo dire, sia delle persone appunto che già sono nelle amministrazioni e che non sempre vengono valorizzate a sufficienza, sia delle persone che entrano e che vanno ulteriormente poi stimolate, quindi non perdere l'entusiasmo che magari si ha quando si entra, perché poi si viene magari appunto impiegati in mansioni che non sono quelle che ci si aspetta o che non valorizzano le proprie effettivamente competenze, no? Allora, un altro tema molto importante, naturalmente in questo momento centrale, il PNRR, l'attuazione del PNRR, ne parleremo anche qui appunto al Forum PA in diversi appuntamenti, in particolare il ruolo dei territori. Quindi cosa si sta facendo sui territori, se i territori sono effettivamente in grado di portare avanti le progettualità in cui sono coinvolti, e anche su questo avete un ruolo, quindi volevo anche su questo appunto capire come state lavorando in questo contesto. Beh, il tema del PNRR è assolutamente centrale anche per noi, e lo è per due motivi, proprio perché stiamo supportando i territori là dove proprio il nostro compito istituzionale, rinnovato compito istituzionale devo dire, ci vede coinvolti, e dall'altra parte proprio perché Formez, che compie quest'anno 60 anni, ha come dire, i 60 anni sono i nuovi 50, no? Si dice, ecco, sì. Il Formez è un po' la stessa cosa, esattamente, con i suoi 60 anni ha rinnovato totalmente, grazie a due importanti interventi legislativi, le proprie competenze, il proprio look, direi, e con il decreto legge 80 del 2021 ha avuto per la prima volta proprio una competenza specifica per quanto riguarda il PNRR, e poi ulteriormente adesso recentemente col decreto legge 44 abbiamo anche l'attività di formazione per tutte le persone che vanno a occuparsi di PNRR, comprese le persone a tempo determinato che vengono reclutate fino al 2026 per il PNRR. Quindi abbiamo un'attività di formazione molto ampia, proprio finanziata peraltro con fondi PNRR, per esempio sulla parte di transizione amministrativa, la transizione organizzativa, la transizione ecologica, e trasversalmente tutta la parte di transizione digitale. Per esempio stiamo collaborando anche, facevo prima riferimento alla direttiva del Ministro sulla formazione, che è veramente illuminante sia per noi che per le amministrazioni, perché ti dà proprio la rotta dove andare a parare, in particolare proprio dicevo sulla transizione digitale, perché attraverso Syllabus
tu hai la possibilità di fare da una parte un tuo proprio assessment, verificare il tuo gap formativo, e noi come Formez abbiamo collaborato col Dipartimento e collaboriamo ancora oggi nella definizione di corsi massivi aperti online per esempio anche queste tematiche che dicevo, che sono quelle della transizione ecologica oltre che digitale amministrativa, che sono temi più tipici di Formez, che sempre ha sostenuto le amministrazioni nella propria transizione. E il rapporto con i territori di Formez, che era l'altra cosa che lei mi chiedeva, è veramente forte, perché Formez nasce sui territori. 60 anni fa, come dicevo, nasce proprio in ambito di una strategia di sviluppo del mezzogiorno, e nasce con delle regioni del mezzogiorno. Ma oggi non è più così, Formez oggi è assolutamente trasversale su tutto il territorio nazionale e anche con le pubbliche amministrazioni centrali. Per cui il ruolo voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica per Formez, perché come sanno credo tutti, noi siamo società in house del Dipartimento, ci ha rafforzato proprio in questa anche sorta di cinghia di trasmissione con i territori, certo. Quindi sia con le regioni sia con le città. In questo senso abbiamo anche qui vari progetti, oltre che quelli di formazione che le dicevo prima. Un progetto secondo me estremamente interessante che stiamo portando avanti è quello della creazione di una rete fra tutte le regioni e anche le grandi città, per definire dei KPIs, cioè degli indicatori, e fare un confronto fra le varie amministrazioni cercando di capire laddove la performance funziona meno, cioè si raggiungono di più gli obiettivi, i risultati, ma non solo, come sappiamo poi il PNRR ragiona in termini di impatto, quindi ok che raggiungo il risultato, ma che impatto ha questo risultato? Sì, è un po' più complessa, infatti. È più complessa, cioè io dico, bene, certo. Devo avere anziché 10 asili nido, 20. Poi questi 20 asili nido che io raggiungo come risultato, hanno effettivamente l'impatto certo. Sull'occupazione femminile, per esempio, che io mi aspettavo avrebbero avuto? E quindi vediamo che il ragionamento diventa estremamente più complesso. Allora, tutto il lavoro che sta facendo Formez col Dipartimento della Funzione Pubblica, anche qua, e le amministrazioni che si sono candidate a lavorare con Formez, è proprio un lavoro di definizione di questi indicatori, perché solo così si possono confrontare, no? E se noi andiamo a confrontare, quindi a fare un'attività di benchmarking, a quel punto possiamo fare che sia un trasferimento di competenze là dove hanno funzionato rispetto a dove non hanno funzionato. Certo, se non e ci quindi, sono gli indicatori a monte, è difficile andare poi a capire effettivamente cosa ha funzionato e cosa no, e quindi intervenire. Praticamente voi da 60 anni sul territorio l'avete visto proprio cambiare questo territorio, questi territori, come Formez. Sui territori parlavamo anche di grandi città, ma naturalmente l'Italia, lo sappiamo, è fatta di tante anche piccole realtà, quindi quando parliamo di territori parliamo anche dei piccoli comuni, no? E anche su questo so che voi siete molto attivi, e quindi dal vostro punto di osservazione rispetto a queste realtà proprio dei piccoli comuni, che spesso fanno fatica, no? Anche per risorse che hanno a disposizione, anche risorse proprio di persone che lavorano nell'amministrazione, tant'è vero che c'è tutto il tema appunto anche dell'unione dei comuni, del mettere insieme le forze, proprio dal vostro punto di osservazione quali sono proprio i nodi centrali che si dovrebbe sciogliere e come si può lavorare per renderli effettivamente realtà competitive sui nostri territori e che possano cogliere anche le opportunità che ci sono in questo momento, no? Per tutti gli enti. Beh, la ringrazio particolarmente per questa domanda, perché Formez sta lavorando molto con i piccoli comuni, e i piccoli comuni sono, lasciatemi dire, la spina dorsale dell'Italia, perché vabbè, a parte io sono nata in un piccolo comune che si chiama Modigliana, tra l'altro in questo momento in grandi difficoltà a causa dell'emergenza pioggia. I piccoli comuni, dicevo, sono veramente la spina dorsale dell'Italia, anche perché su 8.000 comuni circa 5.500 sono sotto i 5.000 abitanti, quindi vediamo bene che i piccoli comuni sono la stragrande maggioranza, anche se poi la densità di popolazione, questo è uno dei problemi, è molto bassa, però c'è un tema amministrativo, ma non solo, anche sociale, economico e demografico molto molto importante. Formez cosa sta facendo da questo punto di vista? Beh,
vorrei citare principalmente due progetti che stiamo portando avanti con i piccoli comuni. Uno si chiama Fast Piccoli Comuni, che è un progetto che vuole trasferire le competenze digitali e l'attuazione del piano dell'informatica, della digitalizzazione della pubblica amministrazione ai piccoli comuni. Insieme a questo sta portando avanti anche tutta un'attività di semplificazione delle procedure, dei procedimenti amministrativi, proprio aiutando a fare gli atti che poi dopo servono ai cittadini e alle imprese. E infine anche tutta un'attività che è legata invece ad alla costruzione di una piattaforma di knowledge management per condividere le informazioni. Ma tutto questo poi ha una ricaduta pratico-operativa, perché poi alla fine l'impatto è se tutto questo serve, e serve anche in via digitale, al cittadino e alle imprese. L'altro progetto molto importante che stiamo portando avanti è più legato a quello che lei diceva relativamente all'aggregazione e alla condivisione di funzioni, perché un tema cruciale per i piccoli comuni è la carenza drammatica di personale, sia in termini quantitativi che qualitativi. Quindi da questo punto di vista noi siamo proprio soggetto attuatore per la strategia nazionale delle aree interne, sono 72 aree interne che prevedono il coinvolgimento di circa più di 1000 comuni, e all'interno di questo vogliamo rafforzare la capacità amministrativa di questi comuni. Devo dire che unendo i due progetti, cioè implementando la capacità di una risposta digitale ai cittadini e anche la capacità di lavorare a distanza, noi lavoriamo moltissimo a distanza con questi piccoli comuni che molto spesso sono anche difficili da raggiungere, va detto anche questo. Ecco, allora vediamo che nel post pandemia tutto questo è stato più facile, perché tutti abbiamo implementato un'abitudine, quegli skills che prima non avevamo, certo. Anche là dove ci sembrava difficile o impossibile, adesso è possibile. Ecco, quindi vediamo che il digitale ci sta aiutando anche a supportare in questo i territori, caso, sì. Assolutamente, quindi insomma un elemento di avvicinamento dei, sì, territori, naturalmente anche lì lavorare ulteriormente sulle competenze anche in questo campo aiuterà ancora di più a supportare, è un po' un circolo virtuoso, no? Virtuoso. Perché praticamente se valorizziamo le competenze in questo campo utilizzeremo meglio questi strumenti e avremo un supporto più diffuso. Senza dubbio. Bene, grazie mille, grazie Patrizia Ravaglio. Grazie mille e buon Forum PA per questi tre assolutamente giorni. Adesso vado, ho visto già diverse cose interessanti, oggi tra poco c'è il ministro, sì, arriverà, e quindi ci sarà tutti il ministro, appuntamento a proposito seguire per parlare di competenze e formazione in uno scenario proprio dedicato oggi dalle 15:30 con il ministro Paolo Zangrillo, quindi insomma torneremo assolutamente su questi tra temi. Il ministro dice sempre che il PNRR è un treno in corsa, no? Diciamo che un vagone sicuramente Formez, un vagone Forum PA, quindi insomma andiamo tutti velocissimi per raggiungere gli obiettivi. Va bene, perfetto, grazie, grazie mille, grazie a chi ci ha seguito, buon proseguimento di trasmissione. Grazie.